giovani siano alla ricerca di punti di riferimento, di esempi da seguire e di modelli di vita da adottare. E il generale credo che ci abbia dato un'idea veramente, veramente radicata e veramente forte di come l'italiano deve essere. Uno dei suoi pregi è stato quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Ha dato dei messaggi di fiducia in momenti bui della storia repubblicana. Ricordo la lotta al terrorismo, quando le Brigate Rosse o il terrorismo di destra hanno creato panico negli italiani e ha rappresentato una luce di riferimento di efficienza dello Stato. Io credo che l'anniversario di mio padre, questi 40 anni della sua tragica uccisione insieme ad Emanuela Satti Carrario e l'agente Domenico Russo, siano qualcosa che travalica qualunque altra considerazione. Io penso che ricordarlo, farne memoria, parlare, riportare ancora in vita quelli che sono stati i suoi valori e i suoi messaggi non possa essere minimamente oggetto di nessun tipo di strumentalizzazione. Anche per questo il generale della Chiesa va ringraziato, perché la sua intera esistenza è stata un'intera esistenza dedicata a noi, al nostro futuro e dedicata alla nostra Repubblica, per cui davvero grazie. Sarebbe una tavola rotonda, non dovrei finire così, ma mi sento di farlo, di dire onore al generale della Chiesa, viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia.